dei toscani dall'altra parte. Odogwu si rifugia all'interno dell'area di rigore e la sblocca, 1-0 al 25esimo, Sottirol 1, Pisa 0. 37 sul cronometro, Rover piega in avanti per la rivespa della porta, ottimo il gioco di gambe, la conclusione, sono 2 al 38esimo, 2-0. Dare qualcosa in più all'attacco, a riuscire a segnare, attenzione. Il 3-0 con un player lock meraviglioso, Joaquin Larrivei su Tirol 3, Pisa 0. Entra all'interno dell'area di rigore solo il portiere davanti a sé, l'extra pass per il 4-0. Durature per Morusan, al centro! 4-1, la gioia del gol per Cristian Paparella. All'interno dell'area dal limite corto, la mette morbida al centro, sono 5. In agonismo, grandi falcate, ancora un extra pass. Punteggio tennistico per la prima partita di questa Beansports 2023 all'84esimo, Sottirol 6, Pisa 1. Fonda per Mazzotti, il pallone al centro, la finta di tiro, Rover, palo! E poi il pallone entra! Mazzocchi 2-0 per il Sottirol Lil Twil e poi con il mancino trafigge il portiere avversario. Seguito dal doppio passo il pallone al centro per il 3-0 di Mazzocchi. Fa il piccolo trotto al 91esimo, pochi istanti di gara, guarda che saggiamente aspetta l'ultimo controllo per andare dall'altra parte del campo, aspetta il momento giusto, ma in realtà non ha spinto sull'acceleratore per l'offensiva. Occhio al controllo orientato di Olivieri per il gol del Perugia! A tutto di prima e Kong, pallone al centro, 2-0 per il Perugia. Se alla battuta, pallone al centro, lo stop alla conclusione, riduce lo svantaggio il Sottirol, si riapre al 54esimo, 2-1 di testa, 2-0, anzi 2-2 scusate, il pareggio 2-2 acciuffato al 59esimo. Masiello la mette alle spalle del portiere, può metterla al centro, la rimonta è completa, 3-2 per il Sottirol, il clamoroso Mustafa Sissé. Il player lock, il pallone morbido, la chiude all'85esimo. Ok, ancora, lanciato contro Gori, l'extra pass. E Abligno che viaggia a 5 gol alla volta. Il controllo orientato, può mettere un pallone al centro, aspetta il momento giusto, arriva il gol di Pepito Rossi, 1-0 per Spalui Arena. Tendenzialmente la durata del caster funziona al contrario, questa volta ho letto bene, diciamo, il momento buono di Mattia Bare e effettivamente anche in rete con poi il classico extra pass in mezzo, bello, un po' libero l'attaccante centrale. Ancora Bini in avanti, Larrivei dribbla bene, al 90esimo arriva l'1-1.
attenzione. Occhio perché c'è Mazzocchi, buono il buon roll. Il turn messo giù e calcio di rigore al 58esimo, episodio chiave della partita che potrebbe favorire il suo tiro. Qui abbiamo visto Andrea Gioia che ha fatto un trick in maniera da portare il difensore a un intervento scomposto. Quindi solitamente la ruleta eccetera è molto utile in questi casi. E quindi calcio di rigore, bellissimo. Toglia Roma, la rinforza, il tiro! Toglie le ragnatele, passa in vantaggio il Sutirol. Gol che pesa come un macigno.